Allora, Chiara, questa lettura apre un dibattito che è tuttora in corso. Molti genitori dicono che non bisogna assegnare compiti a casa ai figli, nemmeno per le vacanze, perché i figli si devono divertire, si devono rilassare, devono correre dalla mattina alla sera e nient'altro. Dall'altra parte, invece, ci stanno quelli che ritengono che i compiti siano, se non necessari, utili. Ci fai sentire il tuo punto di vista? Secondo me, che i bambini debbano passare tutta la giornata a scorrazzare non è una cosa giusta. Preferirei piuttosto che il bambino ogni tanto facesse qualcosa, ma non qualcosa che lo stressa, non qualcosa che lo costringe a stare inchiodato sul compito tutta la giornata, perché a quel punto allora il bambino prende le vacanze come una cosa brutta. Secondo me bisogna assegnare un compito che il bambino possa fare quando vuole, nel momento che più preferisce. Un'attività piccola, semplice, che non richieda troppa concentrazione, che non richieda che il bambino si debba applicare troppo. Certo, non puoi fare un'attività così senza applicarti un minimo, però non è che devi stare lì a concentrarti, non puoi stare un'ora a studiare. Puoi staccare, certo, mezz'ora, mezz'ora, in tutta la giornata. Deve essere un compito come un diario, una lettura, un piccolo ripasso, qualche operazione da fare o qualsiasi cosa, un esercizio, una scheda, ma qualche cosa che l'alunno può fare quando vuole, non una E cosa. perché questo secondo te? Cioè, credi Perché che sia utile? se secondo me è utile perché bisogna comunque ripassare, se no l'anno successivo non si hanno più le basi. E lo ritengo utile perché così sei avvantaggiato nello studio e non è che poi l'anno successivo ti devi mettere di nuovo a ripetere tutto perché poi resti indietro con il programma ed è un problema. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Ha detto tutto quanto Chiara? È stata esaustiva? E siete tutti d'accordo con Chiara? Al 100%? Va bene, questo è il parere della quinta B, che un altro anno dovrà iniziare a camminare da sola. E non per questo non bisogna ripetere perché poi la maestra i compiti non li corregge. Bisogna ripetere Bravissima. comunque, perché Mai. poi l'anno prossimo alle medie mica la professoressa si mette a ripetere tutto dalla A alla Z, no, comincia già dalla P. Insomma, adagiarsi sugli allori con pancia al sole o ogni tanto pensare di innaffiare la mente? Innaffiare la mente. Ok, maestra, i presupposti ci sono tutti per un futuro Migliore. sempre più brillante per tutti voi. Grazie a tutti. Grazie.